Ciao ragazzi, oggi è stata una giornata abbastanza positiva, che non è sempre così, ci sono alti e bassi, penso come tutte le persone normali, no? E poi c'è il secondo problema. Quello di tirare fuori la tua infanzia, che non è facile. Hai paura di quello che esce fuori. Però lasciamo perdere questo. Vi racconto un episodio che mi è successo pochi giorni fa. Io come lavoro faccio collaudatore, quindi facevo il percorso di autostrada. Mi sono fermata all'autogrill e dovevo andare in bagno. Avevo una camicetta abbastanza larga, non mi si vedeva il seno. Evidentemente si era col sudore, non lo so, si era attaccata addosso e mi si vedeva la forma del seno. Ma io, cioè, nessun problema, io vado a fare la pipì nei bagni dei maschi. Vado, apro la porta dove c'è lo stemmino dei maschi, vado, entro, vado a fare la mia pipì, esco e mi incrocio con una signora. La signora mi guarda e non sapeva mai in che bagno andare. Se avevo sbagliato io o era lei che stava entrando anche lei nei bagni dei maschi. Quindi ci sono queste cose che poi alla fine dici, ti viene da ridere. Quindi non è proprio tutta una tragedia, chissà che cosa, però ci sono queste cose che ti succedono. Poi dici, dove vado a fare la pipì? Se mi vedono, se mi guardano. L'uomo la pipì la fa in piedi, io la faccio da seduto, quindi la gente vede i piedi. E c'è sempre da ridere lì, perché dici, se quello vede le punte che sono rivolte verso la porta e invece verso la vasca, verso il gabinetto, e faccio le risate perché sono nella mente dell'altro, no? Perché dice, no, magari questo sta facendo la cacca. Boh. A me va bene così. E allora la prendo così, la prendo con ironia, mi diverto e mi faccio le risate con i miei colleghi, perché io spesso giro con i miei colleghi maschi, loro vanno in bagno, io ci vado dietro tranquillamente. Anche al lavoro mi chiamano Angelo e non ho problemi sul lavoro proprio per niente, anzi mi hanno subito accettato così, non hanno avuto problemi. E per fortuna ho incontrato questa donna e che sicuramente è speciale. Poi ve la farò conoscere, che sono molto orgoglioso di lei e mi fa sentire veramente un re. Anzi, meglio di un re, perché lei mi fa sentire uomo e non è facile, neanche una donna etero riesce a far sentire uomo il suo uomo vero, quello biologico, il vero uomo. Lei sì, mi fa sentire
proprio